me lo può dire che non sono queste le cose importanti, che deve essere contenta di star bene, voglio le gambe a zappa delle fanno, non le vuole. Francesca Sartiani e Luisa Bosi con lo spettacolo Bella Bestia hanno aperto a Popiglio la nuova stagione del Teatro Mascagni, Teatro della Montagna Pistoiese. Bella Bestia della compagnia Aretina, Officina della Cultura, vede le due attrici portare in scena il proprio vissuto, affiancate da una statua di un Doberman che dà corpo al titolo della rappresentazione. È un testo scritto a quattro mani da me e Luisa Bosi. È un testo che tratta appunto un tema molto importante, due temi abbastanza importanti che si incrociano e le figure che vedrete in scena cercano in qualche modo di aiutarsi, di salvarsi e vedremo come va a finire, insomma. Questo teatro è un teatro importante perché, come tutti i luoghi che sono presidio in comunità così piccole, anche così distanti dai centri cittadini, sono teatri che fanno un lavoro fondamentale per il pubblico e quindi per noi essere qui è diverso che essere in un teatro delle grandi città o dei centri nevralgici, significa provare a avere un contatto più stretto con il pubblico. Anche quest'anno replichiamo un modello dove cerchiamo di coniugare quello che è il grande teatro di tradizione, come titoli la Bisbetica Domata, il grande testo di Shakespeare, con il teatro invece di innovazione. Stasera partiamo con Bella Bestia e con Shakespeareology fra qualche giorno, oltre a valorizzare le eccellenze degli artisti della Montagna Pistoiese con attori del calibro di Michele Pagliai o grandi artisti come Maurizio Geri, musicista noto a livello internazionale. È resa possibile questa stagione grazie al contributo cospicuo del comune di San Marcello Piteglio, parliamo di 13.000 euro quest'anno, quindi un investimento triplicato rispetto a 6 anni fa e arriviamo oggi con ancora una volta un prodotto della montagna, la castagna in questo caso, come l'anno scorso è stato il fungo, valorizzato anche nel materiale stampa, proprio per voler dire che il teatro, la passione di poter dimostrare anche sul palco quelle che sono le grandi potenzialità della Montagna Pistoiese, lo facciamo in ogni campo. A me per dire, anche se sento dire la parola questo, per me anche soltanto la parola questo. Ma tanto è inutile sta qui a dire, qui nessuno può capire quello che... Guarda, ci siamo passati tutti, eh. Tutti siamo un questo.